problema dei rifiuti abbandonati lungo i nostri corsi d'acqua è purtroppo ancora un fenomeno troppo diffuso. Un fenomeno che impatta nei lavori del consorzio di bonifica che deve gestire questi corsi d'acqua e che impattano sulla sicurezza idraulica dei nostri fiumi ma soprattutto sulla qualità ambientale di questi, compromettendone anche la fruibilità e la vivibilità. Il Consorzio 2 Alto Valdarno già da prima del Covid aveva iniziato un percorso di sensibilizzazione insieme alla Regione Toscana e alle associazioni ambientaliste per arrivare al cittadino, far capire che il fiume non è una pattumiera, non è un posto dove butti il rifiuto e poi l'acqua in qualche modo se lo porta lontano da te, ma il fiume è un luogo che bisogna tutelare e salvaguardare. Del resto abbiamo visto che quando poi i nostri corsi d'acqua vengono ben mantenuti e ripuliti anche dai tanti rifiuti abbandonati, diventano un posto più bello, più fruibile, più vivibile, dove poterci andare anche con la famiglia, fare una passeggiata o magari semplicemente a godere del fruscio dell'acqua. La Regione Toscana ha attivato un percorso virtuoso che parte dal mare, perché attraverso l'iniziativa Arcipelaghi Puliti ha voluto fare una campagna di sensibilizzazione per salvare la tartaruga marina. Le tartarughe marine muoiono per le microplastiche che ci sono nel mare. Quelle microplastiche arrivano anche dai nostri fiumi. Quindi dagli arcipelaghi, dal mare, abbiamo pensato di iniziare a pulire le spiagge e ora vogliamo pulire i nostri fiumi, con l'obiettivo di arrivare poi a una Toscana pulita.